Un bellissimo risultato, come abbiamo detto in campagna elettorale, oggi abbiamo dato un calcio all'aritmetica, invece abbiamo fatto vincere il cuore, abbiamo fatto vincere la passione per questa città, per un progetto amministrativo e politico importante. Io ringrazio i cittadini di Lanciano che oggi ci hanno dato una responsabilità e una risposta importante. Hanno saputo scegliere il sindaco del futuro, un'amministrazione giovane, capace di progettare questa città con dei cambiamenti che sono iniziati e che porteremo a termine nella prossima legislatura. Sono felicissimo, contento, perché era un risultato difficile da raggiungere, quasi impossibile. Domenica scorsa, paradossalmente, coloro che avevano la partita in mano l'hanno cominciata a perdere con una campagna elettorale che è stata penalizzante per loro, invece noi siamo partiti con la nostra forza, la linearità, la trasparenza, la chiarezza delle idee che abbiamo saputo far capire ai cittadini. Abbiamo sbagliato sicuramente qualche cosa, in particolare l'attenzione magari sulle contrade. Faremo di tutto per recuperare, già in bilancio abbiamo predisposto una somma di bilancio importante, 1 milione di euro per questa attività. Sarò il sindaco di tutti perché oggi questa città ha dato il segnale di volere un sindaco, a prescindere da magari schieramenti politici, perché oggi si sono ribaltate le cifre e quindi io capisco che non sono stati i miei elettori tradizionali, le mie 5 liste, ma sono stati i cittadini di Lanciano che mi hanno dato una responsabilità che io andrò a soddisfare con tutta la mia passione e la mia capacità di impegno. Lei parlava di aritmetica che non conta in politica, questo si sa, l'apparentamento tra Paolucci e D'Amico non ha premiato, che cosa ha premiato a questo punto allora Pupillo? Fatto di vedere un'amministrazione con idee chiare, con un progetto amministrativo, con un disegno strategico e soprattutto con la semplicità delle idee e la chiarezza che ci contraddistingue. Non abbiamo guardato in faccia a nessuno quando era il caso di dire di no, e lo rifacciamo, lo rifaremo e saremo capaci di dire no quando è necessario, ma questo ci ha premiato perché noi abbiamo disegnato una città pulita, una città innovativa, una città capace di guardare al futuro non solo al San Gramentino ma anche all'Ortonese e quindi allargare i confini di questa città. Come ha vissuto queste ore Mario Pupillo e se deve questo successo in particolare a qualcuno? Bah, ho vissuto a casa con mia moglie, i miei figli, mio cugino, i miei parenti. Pensavamo di fare una lunga nottata, invece pensavo a uno scherzo, mi hanno telefonato mezz'ora subito dopo la chiusura, dice hai vinto, allora ho mandato insomma la parola scortese a chi come al solito mi fa gli scherzi, invece era la verità e quindi siamo stati contentissimi di questa nostra performance che è stata straordinaria, penso. Alla coalizione sconfitta cosa si sente di dire? Sicuramente tende la mano il sindaco. Ma io sono il sindaco di tutti, perché questo voto di oggi mi dà la conferma che non sono stati i miei elettori tradizionali, ma è una parte della città molto importante che ha voluto dire a me di continuare. Io ringrazio le mie liste, la Regione Abruzzo, Camillo D'Alessandro è stato sempre con noi, Luciano D'Alfonso che è venuto l'altro ieri al nostro comizio finale che è stato bellissimo, Silvio Paolucci che ha dato a questo ospedale e continua a dare grande fiducia e grandi risorse, e poi alle mie liste che sono ovviamente Progetto Lanciano, ringrazio Pino, ringrazio Davide Caporale di Lanciano Che Vale, ringrazio Dora Bendotti di Lanciano in Comune, ringrazio il PD che è la mia casa, che ha veramente prodotto uno sforzo straordinario con questi giovani, con Leo Marongiu e tutta la squadra della Nouvelle Vague della nostra politica. Ancora la forza di festeggiare oppure si va di filata a nani? No, forza di festeggiare. Qualcuno ha detto che ero anziano, mi dovevo mettere da parte, magari andranno loro a dormire. Io. Sindaco, qui c'è una vittoria dedicata alla città. Dedicata alla mia famiglia, permettetemi di dirlo prima, e poi alle liste che ho detto, agli amici che sono tantissimi,
che travalicano anche l'impegno politico, e quindi è una vittoria della città. Penso che Lanciano oggi abbia fatto quel salto di qualità dove si votano i partiti, si votano le liste civiche, ma si vota anche il progetto, si vota la persona, si votano le persone che fanno parte di questa meravigliosa squadra che mi hanno portato a questo successo. Il successo è di tutti, non è solo mio, e quindi sono non felice, sono felicissimo. Pupillo 2 da dove riparte? Non è Pupillo 2 la vendetta, perché qualcuno potrebbe dire questo. Dalla pacificazione, perché questa città deve vivere nella pace, nella concordia e quindi nella stima reciproca, perché questa è la politica che bisogna fare in un momento così difficile. Non ci sono assolutamente recriminazioni, anche se i toni sono aumentati in campagna elettorale, ma io sarò il sindaco di tutti, quindi con la minoranza ho sempre avuto un rapporto costruttivo e di collaborazione. Spero che questa possa continuare, perché assolutamente non è nelle mie corde, non è nelle corde di questa coalizione e di questo partito, il PD, fare vendette o prendere scelte che possano precludere a chiunque voglia aiutare questa città a costruire un futuro migliore.